Oggi ci divertiamo, Monte Cristo Sandwich, una bomba. Iniziamo! E allora, per prima cosa rompiamo le uova in un piatto, poi mettiamo il latte, il sale e mescoliamo. Perfetto. Adesso togliamo i bordi al pan carré. Ecco qua, mi raccomando, questi qua non si buttano, o pan grattato o qualsiasi altra cosa. Adesso in una ciotolina mettiamo la maionese, la senape e mescoliamo tutto. Ecco qua, ora spalmiamo la cremina su ogni fettina. Ok, ora mettiamo sulla prima fettina il prosciutto, il formaggio, copriamo con una fettina, la maionese, vedete, va giù. Prosciutto cotto ancora, formaggio, copriamo mettendo sempre la maionese sotto e schiacciamo bene. Ecco qua, è pronto anche il secondo, ora schiacciamoli un po'. A questo punto in una padellina mettiamo a sciogliere il burro, poi passiamo nelle uova il sandwich, bagnandolo anche sui lati, lo facciamo sgocciolare bene e lo appoggiamo momentaneamente su un piatto. Adesso cuociamo un sandwich alla volta per qualche minuto su tutti i lati, anche sui bordi, finché sarà bello dorato. Vediamo un po', ecco qua, deve essere bello dorato. Ok, vediamo un po' se riusciamo a farlo cuocere sui lati. Giusto qualche istante. Ora lo mettiamo da parte, poi puliamo la padella, facciamo sciogliere un'altra noce di burro e cuociamo l'altro. E allora vediamo un po'. Mamma mia, fateli e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito. Per due sandwich ci occorreranno 6 fettine di pan carré, 4 fettine di prosciutto cotto, 4 fettine di emmentaler, se sono sottili ne potete usare anche 8, 1 o 2 uova, una noce di burro per ogni sandwich, qualche cucchiaio di latte, 4-5 cucchiai di maionese, un paio di cucchiaini di senape e per finire il sale.